Ma abbiamo in collegamento telefonico i nostri due ospiti che contenderanno il passaggio del turno agli ottavi di finale della Social Club Cup. Li ritrovo e li saluto, do il benvenuto a Ciccio il Gobbo e a Roberto Fuori Rosa TV. Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, fratelli bianconeri. Allora ragazzi, ormai le regole le conoscete bene, poi dopo facciamo due chiacchiere insieme sulla Juve, prima andiamo al sodo sulla sfida, poi dopo ci concentriamo un po' anche su quello che è stato Andrea Pirlo ieri. Le regole le sapete, sono 5 domande in tutto, ma ne bastano 3 per passare al turno successivo. Fatemi terminare la domanda, così almeno poi potete prenotarvi. Vado da Roberto. Roberto, come ti non mi ricordo come ti sei prenotato la volta scorsa. Fuori Rosa TV ho messo fuori. Così. Mantieni quella? Sì. Mantieni quella, giustamente, Scaramantico si porta avanti lo stesso discorso. Tu invece, Ciccio? Io ti scrivo il Pecoraro. Ah, è vero, indimenticabile. È stato uno dei momenti più divertenti di questa coppa e in generale del nostro social club. Allora, ragazzi, io parto e poi dopo facciamo due chiacchiere sulla Juve. E vi chiedo, le punizioni calciate da Andrea Pirlo, come si chiamavano? Fuori. Filippo, tu mi devi dire assolutamente chi è stato. Fai un controllo, riascolta e tutto, e poi mi devi dire chi è stato a portare avanti, insomma, e a prenotarsi per primo. Insomma, mi dice Ciccio, Filippo, quindi si prende la responsabilità, e tu a Ciccio. La maledetta, giusto. Forse il fischio, sai che Roberto ha un modo di uscire prima ed è un po' più rapido. Però insomma, 1-0 per Ciccio. Roberto, la prossima devi essere rapidissimo nel dare la tua risposta. Sì. Allora, questa secondo me è leggermente più complicata, ci vuole un po' di memoria rapida. Però vi chiedo ragazzi, Higuain quest'anno ha fatto 2 gol in Champions League, entrambi contro una squadra, qual era? Fuori per il pareggio. Roberto? Bayer Leverkusen. Giusto, bravo Roberto, 1-1. Sfida agguerrita, equilibrata, ma insomma lo sapevamo, siete entrambi super preparati. Vado su una partita, insomma, che grande prestazione, però evoca ricordi, insomma, non positivi per poi come è terminato. Sto parlando di quel famoso Real Madrid-Juve 3-1 con il rigore nel finale di Cristiano Ronaldo, che insomma ricordiamo bene tutti. La Juve segna 3 gol, i marcatori? Fuori. Rapidi. Oh, sei velocissimo. È velocissimo, Roberto, vai. Mandzukic, Matuidi, ed è giusto, 2-1. Ciccio, ti tocca fischiare proprio in maniera estremamente veloce e rapida. Vado un po' indietro nel tempo con questa, ragazzi, perché il protagonista è Darko Kovacevic, che sicuramente ricorderete molto bene. Dopo l'esperienza alla Juve, in che squadra va a giocare? Fuori. Ragazzi, qua io alzo le mani perché è una velocità clamorosa. Roberto, per la vittoria. Scambio Salas alla Juve, Kovacevic alla Lazio. Giusto. Poi 6 mesi di Kovacevic alla Lazio e poi l'esperienza in Spagna alla Real Sociedad. Ciccio, è stato incredibilmente veloce. Roberto è... Sì, guarda, non c'ho parole. Complimenti a Roberto. Trovali. Lo seguo pure su Twitter, lo stimo pure, quindi sono contento che ha vinto. Ciccio, cioè, sono contento di aver perso con lui, sinceramente. Questo ti fa onore, e poi invece le parole te le chiedo adesso di trovarle per un po' il tuo giudizio, sia su l'Andrea Pirlo allenatore, sia sulla conferenza di ieri. Ti è piaciuta come ha gestito la situazione Higuain? Insomma, un po' una panoramica. Guarda, generale. Allora, su Andrea Pirlo allenatore ancora, diciamo, fra virgolette, non si può dire niente perché non ci abbiamo un banco di prova. Però sulla conferenza di ieri, bellissima, mi ha emozionato, mi ha fatto ritornare il tifoso juventino di una volta, diciamo. Insomma, è questo già una cosa che probabilmente ti era mancata l'anno scorso, non lo so, Ciccio. Sì, l'anno scorso
ero tifavo Juve, la sostenevo l'allenatore, però non sentivo quell'emozione che mi trascendeva ogni volta, diciamo, era un po' più lieve, diciamo. Certo, sicuramente sì. E se dovessi scegliere un attaccante, su chi andresti? Io tutta la vita Suarez. Suarez. Tutta la vita Suarez, senza neanche pensarci, diciamo. Luis Suarez, insomma, questa è la tua idea. Ciccio, io ti ringrazio, ci ritroviamo nei prossimi giorni, tanto tu qua sei di casa, come sai molto bene. Grazie per la tua disponibilità e per il tuo tempo. Vi ringrazio, un abbraccio grandissimo a tutti voi e soprattutto a Roberto, che lo stimo. Ciao, grazie, anche a te un abbraccio. Roberto, io vengo da te e facciamo due chiacchiere. La prima è ovviamente a chi dedichi questa vittoria, il passaggio del turno agli ottavi di finale, perché qua il campo si restringe e le sfide diventano sempre più complicate. Mi hai detto che sono scaramantico, quindi l'altra volta l'ho dedicata alla mia ragazza, continuo a dedicarla alla mia ragazza. Che è sempre la stessa. Sì. Ah, e la salutiamo ovviamente. Senti, Roberto, ti giro la stessa curiosità che ho chiesto a Ciccio. Pirlo allenatore ti piace come idea ed è la soluzione giusta secondo te dopo l'anno che è stato? E poi ieri le sue parole, ti è sembrato perfettamente calato nel personaggio? Ma allora, Pirlo secondo me era la scelta... Vado controcorrente, io lo trovavo la scelta più scontata, nel senso che io ero convinto che Pirlo addirittura finisse la stagione con la Juve l'anno scorso, perché l'impressione che ho avuto è che Sarri non fosse più ben visto proprio dall'ambiente Juve, non tanto solo per le capacità da allenatore, ma per tutto il contorno che c'era dietro, le conferenze stampa, il comportamento con alcuni giocatori. Quindi io mi aspettavo addirittura un Pirlo dentro già prima. Probabilmente Agnelli ha voluto far vincere il campionato a Sarri, perché comunque il campionato ormai era finito, parliamoci chiaro, noi abbiamo mollato dopo che l'avevamo vinto. Certo. E ha voluto dargli la possibilità in Coppa Campione, perlomeno di centrare la Final Eight a Lisbona per salvare la stagione più possibile alla sua, non tanto la Juve, perché la Juve fallisce un anno, l'anno dopo prova a rialzarsi. Lui secondo me non è uscito benissimo Sarri da questa stagione, ed ero convinto che Pirlo fosse la scelta più logica allora, e me l'aspettavo, diciamo, ma non così in fretta, cioè mi aspettavo subito in corsa, ma non da iniziare una stagione con lui, mettiamola così. Me lo aspettavo come sostituto di Sarri durante la stagione e non come allenatore con cui partire nella stagione successiva. Non so se mi sono spiegato. Sì, ho compreso, magari con cui non iniziare un progetto. Però sono d'accordo che sia un'ottima scelta, piuttosto che, francamente, con gli allenatori che c'erano in giro, Zidane era inarrivabile, quindi sinceramente io credo che sia una scelta ottima. Mi è sembrato bello, carico, convinto, determinato. E soprattutto, secondo me, un punto a favore, non bloccato su un monoschema o su un mono modo di giocare. Mi dà la sensazione che sia molto aperto a diverse soluzioni, pur di arrivare allo scopo, che è quello poi alla fine di vedere la Juve vincere, perché lo scopo alla fine comune è sempre quello. Vedremo, poi ovviamente il campo ci dirà un po' quella che sarà la soluzione e la sua idea. Ti è piaciuto come ha parlato della situazione Gonzalo Higuaín e del rapporto che si deve chiudere, perché lui ha detto si devono separare le strade? Beh, io credo che quello che ha detto Pirlo, sento qualcuno ieri dire in qualche trasmissione che ha scavalcato Paratici, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che se Pirlo ha parlato così è perché aveva comunque l'avallo della società su questo discorso. E credo, allora, piaciuto, a me dispiace comunque per Higuaín, perché è un ragazzo che con la Juve ha fatto bene, però è oggettivamente era indietro già quest'anno, e l'anno scorso aveva fatto vedere un calo evidente delle prestazioni, e quindi io credo che Pirlo abbia fatto bene a mettere le cose in chiaro, ha messo proprio le cose in chiaro, e insomma, più chiaro di così credo che non poteva essere, insomma, ha fatto capire che è un grandissimo giocatore, però arriva a un certo punto che le tue prestazioni in quella squadra non sono più necessarie, quindi è giusto che ti puoi cercare un'altra sistemazione, anche se, devo essere sincero, io credo che sia stato anche Higuaín a volersene andare, non solo la Juve a cacciarlo, perché secondo me anche Higuaín lui ha molta voglia di tornare in Argentina, o comunque andare vicino alla famiglia, magari in America dal fratello, quindi...
Quindi tu dici che tutte e due andavano nella stessa direzione, insomma, si cercava solo il modo di separarsi, ecco, però sì, l'idea era di entrambi. Sì, anche perché anche Higuaín aveva già dichiarato quando era andato, era tornato dall'Argentina, che non voleva tornare, ma poi è tornato perché ha capito che la Juve aveva bisogno di lui e quindi lui aveva un contratto, quindi aveva già fatto capire che non aveva tutta questa voglia di tornare a giocare per la Juve. Certo. Quindi ha detto la Juve aveva bisogno di lui e chiaramente se lui va via la Juve ha bisogno di un altro centravanti, di un altro attaccante. Circolano un po' di nomi in questi giorni, Roberto, Milik, circola il nome di Dzeko, di Suarez perché si sta liberando dal Barcellona, di Cavani che si è liberato invece dal PSG, non so se mi dimentico qualcuno onestamente perché sono veramente tanti i nomi che circolano. Il tuo preferito? Allora, chiaro che se mi dici qual è l'attaccante che preferisco in assoluto è Suarez. Suarez credo che sia uno dei migliori attaccanti ancora oggi. Cioè la partita col Bayern Monaco dove il Barcellona prende una randellata storica, io credo che Suarez sia stato il migliore dei suoi, ha fatto un gol pazzesco, continua a segnare, è un giocatore straordinario, chiaro, non è più giovanissimo ma secondo me ancora può dare tanto. Se mi dici qual è il giocatore però che prenderei per la Juve perché potrebbe essere più congeniale a Ronaldo, io ti direi Dzeko tutta la vita. E avevo la sensazione che la Juve potesse prendere Dzeko a maggio. Cioè a maggio io dissi a un po' di persone che avevo questa sensazione che la Juve potesse prendere Dzeko e adesso si sta cominciando a parlarne, quindi diciamo che la sensazione è stata confermata. Credo che Dzeko sia il giocatore ideale per Ronaldo perché crea spazi e tu andresti oltre l'idea l'idea e le parole dello stesso presidente del ringiovanimento della rosa, cioè per Dzeko faresti tra virgolette un sacrificio? Sempre che secondo te la tua idea, cioè se tu condividi quell'idea. Ma io credo che la Juve deve essere prima di tutto competitiva, quindi devi prendere giocatori giovani ma anche giocatori già pronti a giocare. Cioè Arthur è giovane ma è già pronto a giocare, è uno che ha giocato nel Barcellona. Certo. Prendi Locatelli, già magari lo devi pian piano abituare a certe pressioni, però intanto hai giocatori giovani a centrocampo dove può giocare. Poi è chiaro che invece in attacco io sinceramente non vedo tanti ragazzi giovani che possono fare il lavoro che può fare Dzeko per Ronaldo o comunque a livello di Suarez, quindi ok ringiovanire, però dobbiamo anche pensare a rimanere competitivi. Certo, quindi chiaro che poi se arriva Milik non è che ci sputo sopra, però ecco io credo che Dzeko sarebbe il giocatore ideale. Va di pari passo sicuramente il ringiovanimento ma anche la competitività, perché l'anno prossimo Pirlo e tutta la squadra devono e partono con l'obiettivo di centrare il decimo scudetto consecutivo, che insomma sarebbe qualcosa di epocale e difficilmente ripetibile. Roberto, io ti ringrazio, è stato un piacere come al solito, ci risentiamo più avanti anche per gli ottavi di finale. Un abbraccio e buona giornata. Grazie mille. Ringraziamo allora Roberto di Fuori Rosa TV.